E Radio Radicale, siamo con Anna Rossomando, senatrice del Partito Democratico, per parlare con lei dell'ergastolo ostativo, anche della situazione delle carceri, per due episodi che sono avvenuti in questi ultimi 2 giorni. Allora, sull'ergastolo ostativo, sul quale il governo è intervenuto con un decreto, direi un po' omnibus, c'era una sentenza attesa da parte della Corte Costituzionale che dopo un breve dibattito ha rimandato gli atti alla Cassazione. Allora, come affronterete questo decreto che riprende il testo del disegno di legge che era arrivato qui a Palazzo Madama? E soprattutto come ha giudicato, se vuole giudicarlo, ammesso che voglia giudicarlo, il comportamento della Corte Costituzionale? La sentenza della Corte Costituzionale era una delle tre ipotesi possibili e quindi, insomma, in quanto tale era una delle ipotesi percorribili. Naturalmente il Parlamento deve svolgere adesso il suo ruolo che avrebbe già dovuto svolgere nel passaggio dalla Camera al Senato, quando ci è arrivato il testo dalla Camera. Poi, come è noto, è caduto il governo e si è interrotta, diciamo, anzitempo la legislatura. C'è stato anche un tentativo di farla arrivare in aula al fotofinish prima delle elezioni. Beh, sì, era una delle priorità insieme a quella della delega fiscale, ma come appunto è altrettanto noto, non tutti, diciamo così, hanno remato in questa direzione. Insomma, io, per quanto ci riguarda, era ovviamente una delle priorità a cui tenevamo anche noi. E alla Camera si è fatto un lavoro comunque prezioso, partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale, in ottemperanza a principio appunto dell'umanità della pena, l'articolo 27 della Costituzione, con quello ovviamente di garantire appunto la legalità in casi che sono molto particolari sui reati di mafia. E quindi il testo è frutto di una sintesi che ha tenuto insieme questi principi. Ora si riparte quindi da qui. Già avevamo visto che c'erano delle questioni sul doppio binario da correggere, da sistemare, cioè stiamo parlando dei reati che non sono di mafia e di terrorismo. E naturalmente, insomma, ci saranno le audizioni, si può ragionare in termini appunto anche forse di valorizzazione della collaborazione da questo punto di vista, cioè di distinguere una distinzione che non sia, diciamo, punitiva rispetto a chi collabora e chi per vari motivi non può collaborare, che è il punto di partenza, insomma, della sentenza della Corte. E quindi io penso, insomma, che tenendo fermi i principi dell'umanità della pena, che c'è comunque sempre, è sempre possibile, come dire, un recupero con la particolarità dei reati di cui stiamo parlando, io penso, insomma, che questo sia, come dire, il quadro di riferimento. Il tema delle condizioni delle nostre carceri, la tragedia dei suicidi è, come dire, la rappresentazione del dramma di questa situazione e di come il tema delle carceri sia la riforma incompiuta. L'abbiamo detto più volte, anche in questa, diciamo, bizzarra campagna elettorale estiva che ci siamo appena lasciati alle spalle, siamo stati in pochi a mettere tra le priorità del programma per quanto riguarda la giustizia, forse il Partito Democratico l'unico a mettere la questione della riforma dell'ordinamento penitenziario, delle condizioni del carcere, che naturalmente non è una questione edilizia, perché se si pensa di risolvere il problema delle carceri costruendo più carceri, diciamo che non è la Certo. direzione auspicata, c'è un problema di trattamento, di condizioni. C'è cosa pensi che debba essere l'esecuzione della pena in carcere? È un dibattito che molti appunto non vogliono aprire. Abbiamo sentito alcune forze dell'attuale maggioranza parlare di, cito tra virgolette, garantismo nella fase delle indagini e virgolette giustizialismo nell'esecuzione della pena. Ecco, mi sembra che questa non sia Certo. un'impostazione accettabile. È soddisfatta delle prime mosse del Ministro della Giustizia, anche in considerazione dell'emergenza delle carceri che si è resa subito evidente, sia per un fatto che è avvenuto a Bari, dove nel corso delle indagini preliminari sono state disposte 3 misure cautelari nei confronti di agenti della Polizia Penitenziaria che
avevano torturato, ci sono state presunte torture nei confronti di un detenuto che si trovava nel carcere di Bari, e poi c'è stato questo suicidio a Torino di un detenuto per stalking, che immagino adesso mi sembra che dovesse essere ancora giudicato. Guardi, io penso che noi dobbiamo avere come riferimento quel viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri italiane che ha avuto come titolo che la Costituzione non può fermarsi fuori dai cancelli delle carceri, ma deve essere a tutto campo presente come carta fondamentale anche dentro il carcere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente i diritti non si fermano fuori dai cancelli, i diritti e i doveri e quindi anche la legalità. Noi abbiamo sempre detto che la legalità è un concetto a 360 gradi. Questo riguarda la legalità come rispetto dei principi e dei precetti, la legalità nel processo, che cos'è la cultura delle garanzie? È la legalità nel processo e del processo. Quindi se ci sono delle violazioni, soprattutto da parte di chi dovrebbe essere il custode, diciamo così, dei diritti e delle persone, appunto, si individuano i colpevoli, si prendono i provvedimenti necessari. E non mi pare, per rispondere alla sua domanda, che questo ministro ancora abbia dato un segno di attivismo sul tema delle carceri. Ha detto delle È cose, andato in un carcere, insomma, è stato uno dei primi atti. Ho capito, ma come dire, andare nel carcere benissimo è importante, staremo a vedere con questa maggioranza quali saranno i comportamenti conseguenti, perché se ci fermiamo al discorso del costruire più carceri direi che non ci siamo. C'è da fare degli interventi importanti, appunto, e se il primo atto è quello, ad esempio, di rinviare la riforma Cartabia in toto, proprio in quella parte su cui c'erano le misure alternative al carcere, così importante, direi che non ci siamo. Gli è stato chiesto da alcuni magistrati perché la ritenevano inapplicabile in quel momento. C'era una giustificazione che... Ma intanto i magistrati hanno lamentato una serie di problemi, diciamo, tecnici nella immediata attuazione, non hanno chiesto il rinvio in toto della riforma Cartabia. Questo assolutamente non è vero. E indipendentemente da quello che poteva essere stato richiesto, quello che è certo e sicuro è che si poteva, diciamo, in modo mirato, eventualmente, insomma, su alcuni punti molto mirati e circoscritti. Il fatto di aver rinviato in toto, tra l'altro, creerà molti problemi sui tempi dei processi, perché le notizie già che arrivano, come era ovvio, che ci sono un sacco di richieste di rinvio dei processi, perché mi sembra del tutto evidente che se a fronte della possibilità di avere una misura alternativa al carcere, chiunque chiede un rinvio del processo e mi sembra anche difficile negarglielo. E quindi insomma, C'è il blocco, certo. capiamo tutti di che cosa stiamo parlando. E siccome la questione dei tempi del processo, abbiamo detto più volte fino allo sfinimento, non è una questione di efficientismo, è una questione soprattutto nel processo penale che riguarda proprio lo stato di diritto, cioè non avere tempi ragionevoli del processo, appunto, lede un diritto sia di chi subisce come imputato un processo, sia delle persone offese che sono coinvolte ad altro titolo. Quindi noi guardiamo con grande preoccupazione questo rinvio e avevamo addirittura chiesto una riunione urgente con tutti i capigruppo di tutte le forze politiche, con il ministro per concordare Gli ha eventualmente risposto? chiediamo chiesto diciamo con una comunicazione pubblica. No, non abbiamo ricevuto risposta su questo, ma nel senso Quando l'avete che chiesto, così, per ma capire. subito quando si parlava si discuteva di Ok, va questo bene. rinvio, però lì avevamo proposto eravamo disponibili anche, diciamo così, a una corsia preferenziale per appunto vedere quali erano i punti critici Certo. e concordare insieme, insomma. Comunque, sulla questione del carcere noi ovviamente incalzeremo il governo. Il fatto più drammatico, ovviamente inaccettabile, è il numero dei suicidi in carcere, ma anche le condizioni di chi lavora in carcere, perché ovviamente quindi stiamo parlando ovviamente degli agenti di polizia penitenziaria che vivono condizioni molto difficili. Nelle nostre proposte c'era anche proprio una valorizzazione di queste professionalità,
E poi c'è ovviamente il tema dell'annoso, dell'assoluta insufficienza di tutti quelli che invece fanno parte del comparto trattamentale, quindi psicologi, c'è il problema sanitario nelle carceri che è un problema gigantesco. E noi abbiamo sempre detto che anche da questo passano le politiche, diciamo così, della sicurezza dei cittadini. Quindi ci sono delle idee diverse, il ministro ha espresso, diciamo così, una disponibilità, insomma, non solo, ma anche ha fatto delle dichiarazioni importanti durante la campagna elettorale. Vediamo se questa maggioranza gli consentirà di aprire una strada da questo punto di vista. Quello che è sicuro è che noi faremo delle proposte, delle richieste molto precise, anche perché vorrei ricordarlo, nella nostra coerenza, non abbiamo mai cessato di farlo, anche durante l'emergenza Covid. Il Partito Democratico è stato l'unico che in aula comunque ha tenuto anche il punto sulle condizioni delle carceri e dei problemi che c'erano durante l'emergenza Covid. Chiarissimo. Bene, allora vedremo come si svilupperà il confronto anche con il Ministro sulle questioni che abbiamo trattato. Grazie a Anna Rossomando, senatrice del Partito Democratico.